Ciao, buongiorno Siri, buongiorno. Panzutona, panzutona. Sì, facciamo le coccole. Buongiorno a tutti, sono Cascine Bert, parcheggio che vi consiglio per una sosta quando siete in zona Torino. Io vengo spesso qua quando sono a Torino, perché altrimenti ci sono posti decisamente più belli, però devo dire che non è male. Nella mia vita da van lifer mi hanno fermato tipo una decina di volte e 7 volte qua, perché qui a fianco ci abita John Elkann. Infatti adesso ha comprato il terreno a fianco e sta facendo un'altra mega villa, e quindi quando c'è quello lì della sicurezza che gira e vede uno zincaro col furgone, chiamano subito i carabinieri. Però è stato un percorso molto divertente, perché le prime volte ovviamente mi prendevo male, sai, carabinieri, controllo. Poi una volta che ho capito che loro facevano il loro lavoro, io non facevo niente di male, vedevo i lampeggianti e uscivo con il sorriso stampato in faccia, la carta d'identità, e questi che... E io che non aspettavo altro che vedere la loro reazione quando mi chiedevano: "Scusi, ma lei cosa fa qua?" E io, tutto tranquillo e sincero, tipo: "Vivo in camper e sto montando un video." E loro tipo... Faceva veramente ridere la loro reazione, avrei dovuto avere una mini GoPro qua. Comunque niente, pipì per scheria. Ieri sera sono arrivato qua, ho visto ovviamente dei cinghiali. Qua è sempre pieno. Non è male. Oggi giornata super grigia. In montagna danno un po' di neve. Il problema di questo periodo è che, non so se ve ne siete accorti, ma in montagna fa veramente molto caldo. Molto caldo. Temperatura attorno allo zero, dove dovrebbe farne meno 15. Capite che 15 gradi di differenza sono tanti. Non fa caldo da dire, ci sono 30 gradi in montagna, però comunque fa caldo. Anche di giorno, se il sole picchia, si sente. Quindi, purtroppo le previsioni meteo danno neve solamente in alto. La quota neve è veramente molto molto alta. Addirittura, posti come Pralio o Sesser danno il rischio di pioggia a dicembre, cioè non siamo ad aprile, che dici vabbè, a dicembre. Però, visto che a Tignes, che è a 4 ore da qua, danno veramente tantissima neve, tantissima, tantissima, tantissima. Quindi potrei approfittare di questi giorni per farmi un giretto in Francia. Dovrei fare il Fréjus. Dovrebbe essere tranquilla la situazione, anche se si fa il trafore e tutto. Ammetto che mi girano un po' le scatole. Pagare mi sembra 30 euro. Non mi ricordo quanto costa il Fréjus. Fréjus. Però vabbè, è l'unico modo per passare. Per andare a Tignes sarebbe comodissimo il colle, insomma, fare il lago del Moncenisio. Però ovviamente è chiuso. Niente, Sherry, andiamo. Sherry è di nuovo con me. È stata un mesetto con la mamma. Per quale motivo? Perché ha avuto un piccolo problema. Non so quanti di voi lo sanno, però nel 2017 lei è stata operata alla schiena, all'ernia. Adesso non scendiamo nei dettagli perché non è il mio lavoro e non me ne intendo. Comunque lei ha rischiato di rimanere paralizzata e gli hanno fatto una sberla così dietro, sulla schiena. E quindi un mesetto fa ho visto che zoppicava un po', dopo che siamo stati con Filippo e Serena, ha giocato tantissimo con Carl e tutto. Era 2 giorni che non era proprio lei, ecco. Anche se ha fatto 9 anni da poco. Però comunque è sempre un cane vivace, magari adesso corre un po' meno perché comunque inizia ad avere la sua età, però non era Sherry. Allora ho preferito portarla dal veterinario. Per fortuna niente di grave, però in queste situazioni qua meglio prevenire che curare. E bom. Poi vorrei dire una cosa veloce, poi la smetto di parlare perché sono noioso, lo so, devo andare da Decathlon a fare 2 acquisti per quest'inverno. Allora, alcuni di voi mi hanno detto: "Ma come mai fai tutte queste modifiche
se la tua idea è quella di prendere un altro mezzo, non perché non ne vale la pena spendere soldi sul Ducatone. Sì, avete ragione, in parte è vero, sì, perché sono tutti soldi che poi, vabbè, uno non riprenderà mai, perché insomma o lo venderò come pezzo di storia della vita in camper e lo venderò a 200.000 euro a un pazzo furioso, oppure i soldi che sto spendendo ora non li riprenderò, però alla fine è come una casa. È vero che vorrei passare a un mezzo molto più molesto, uno sprinter, o meglio ancora un daily 4x4. È vero che potrei usare i soldi che sto usando adesso per prendere un mezzo del genere, sì, assolutamente vero. È anche vero però che non sono 1000 euro di lavori che mi cambiano la vita quando non ho assolutamente i soldi per un daily. Perché forse qualcuno di voi non lo sa, ma un daily nuovo, furgonato, vuoto, costa 80-90 mila euro vuoto, più la camperizzazione, quindi questi soldi qua non li avrò mai, però il mio obiettivo è arrivare un giorno ad avere, insomma, un bello sponsorino dietro. E quindi è così, e niente, volevo solo dire questo. Anzi, momento zecchetta, se qualcuno di voi, cioè, non avete niente, il link PayPal è www.paypal.me/Yarighidone. Tra l'altro è una campagna che dovrei lanciare perché siamo quasi 120.000 sul canale, un euro a testa, ma non una volta al mese, una volta l'anno, cioè una volta e basta, io mi prendo il daily. Cioè, è una roba semplicissima, ma forse impossibile. Vabbè. Niente, andiamo. Tra l'altro fa molto più freddo qua che in montagna, perché qui c'è un'umidità maledetta. Ma noi adesso andiamo a attrezzarci da Decathlon, perché noi facciamo il grano ma restiamo umili. Dai Shiri, andiamo, dai Shiri, dai, andiamo. Falla fuori, non fare la pipì dentro. Vieni, entra dentro lì, Quante me ne servono? Sherry, quante ne prendiamo? 5? O 6? Forse 6. Ne ho 2. 2 più 6, 8. 8, 12 litri. Dai, ancora uno. Dai, vai. Oh, ho comprato un po' di roba, Shiri. Sponsored by Decathlon, reddito di cittadinanza, Ducatone. Andiamo. Il nord ci aspetta. Allora, sono andato da Decathlon a fare un po' di acquisti. Ho speso 780 euro. Sì, sono veramente tantissimi soldi. Però col reddito è tutto più facile. Ho scritto allo stato norvegese. Niente, volevo dire una cagata, ma niente. Comunque, no, ho scritto allo stato norvegese. Loro mi hanno detto: sì, ti diamo i soldi così, vieni qua per sponsorizzare la Norvegia. E loro già mi pagano prima, perché se non avrei i soldi per comprare e morirei. Invece così, poi arrivo su, mi pagano il reddito, capito? No? Vabbè, puttanate a parte. Comunque, devo, appena torno sulla, devo rifare una roba del genere, perché c'eravate cascati in tanti e... ci erano cascati in tanti, gente che non mi segue, spero. Comunque, ho fatto un po' di acquisti, roba che poi vi farò vedere. Vabbè, comunque, giacche, passamontagna per fare le rapine, felpe, cose per l'inverno, una bella giacca invernale, sperando che faccia veramente meno 20. Adesso io vado sulla Torino Bardonecchia a lasciare questi 15 euro così a gratis, perché, cioè gratis nel senso, perché l'autostrada costa carissima. Però voglio andare a Sause, perché ci sono dei ragazzi con un mezzo molesto che se riesco a incontrare poi vedrete. E poi volevo entrare, ah no, stavo per dire, no, devo entrare da Bardonecchia, perché poi taglio su e faccio il Freius,
e volevo fare il Monginevro, ma non avrebbe tanto senso fare il Monginevro, allungherei tantissimo. Vabbè, dopo vediamo, ciao raga. Pieno di gasolio Dulux, ci sono 4 gradi, prima pioveva e è molto triste questa cosa qua. Madonna che molesto, lo voglio conoscere, li voglio conoscere loro. Li devo conoscere, ma chi sono? Ah, è un Blitzmobile, cazzo che bestia. Buongiorno, 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 con uno che qua sta facendo la pipì, inquadro è qua, inquadro Ducatone, il Blitzmobile, ho trovato un mega camperone su Baseman, veramente molestissimo, in realtà già lo sapevo perché è stato fotografato da tutti, però la cosa che fa più ridere, vabbè, a parte che è molestissimo ovviamente, dopo magari faccio una ripresa, però la cosa che fa ridere è che ha il generatore, cazzo, ma con tutto quello che avrà speso per farsi un mezzo del genere, ma metti 8 batterie al litio da 200 ampere e boh, sì è vero, magari lui ha un sacco di consumi ed è fermo qui da una settimana, quindi non può fare niente, però, non so, fa un po' ridere questa cosa qua, il generatore come i camper normali. Shiri fa la cacchina e qualcuno mi sta chiamando. Cioè, guardate, non c'è neve. Non c'è neve. Cherry, lo prendiamo il Blitzmobile, eh? Su Baseman 4x4. E poi come facciamo a salire con la scaletta così alta? Guarda che scala che hanno, eh? Come facciamo? Mettiamo l'ascensore. Andiamo, dai, Cherry. Dai, che il Ducatone resta il Ducatone, eh? Andiamo su, dai, vai, dai, 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 dai. Bravissima. Mezzo veramente aggressivo. Avrei potuto bussargli e chiedere di vederlo dentro, ma boh, non volevo rompere le scatole. Se si sono messi qua è perché volevano un po' di pace. Ma lui è un genio. Vorrei quasi chiedergli com'è lo sci su pietra. Magari qua ci sono pietre particolari. Allora, l'intenzione era quella di conoscere due ragazzi che hanno un Unimog giallo piuttosto visibile. In realtà lei la conoscevo già, però niente, non ci sono. Non mi hanno neanche risposto su Instagram, non ho visto il messaggio, forse sono andati via, non lo so. Comunque, direzione Tignes, perché danno un botto di neve, io mi sono proprio rotto il cazzo della non neve, quindi Bardonecchia, direzione Frejus, prenderò il traforo, boh, vediamo se... ma secondo me è easy il passaggio. Vediamo. Sì.
Mazza, che controllo! Ma sto male! Sto malissimo! Vediamo quanto fanno pagare, va? Quanto costa solo andata? E andate e ritorno? Ah, va bene, ok, allora. Andate e ritorno. Sì, sì, sì. Ok, grazie mille. I mortacci, 78 euro andate e ritorno. Posso andare, vero? Sì. Ok, let's go! Allora, ho preso il traforo del Freius, solo andata 62 euro, andata e ritorno 78 euro, ma devo passare entro il 3 gennaio. Oggi è il 27 dicembre, quindi sì, nel giro di una settimana c'è questa offerta, tra virgolette. Offerta di niente, perché costa una barcata e mi ricordavo una quarantina. Invece è veramente caro, a sto punto forse conveniva passare da Monginevro e fare due ore in più di strada. Però vabbè, dai, va bene così. E i controlli prima di pagare sono stati veramente pazzeschi. E mi ha guardato, mi fa: vai, vai, a posto. Quindi, come ho già detto, chiudete la TV. In Francia si entra senza problemi, senza quella cosa lì di color degli alberi, insomma, senza alcun problema. Quindi questa cosa mi piace. Ho smesso di parlarne di questa cosa qua, però vorrei sottolineare quanto questo codice mi faccia vomitare. E qua la chiudo. Fatto il traforo e da sta parte nevica non troppo, però nevica, quindi molto molto bene. E vediamo un po' dove andare, dove fermarci. Io mi devo ancora fermarmi per pranzare, tutto. Vediamo. Eccoci qua, nuovo acquisto, la giacca di Babbo Natale, perché è enorme, però tiene sicuramente caldo. Cioè, io non l'ho provata, però anche adesso non è che possa provarla chissà quanto, perché ci sono 3 gradi, purtroppo anche qua piove, sono più basso di quota, non so di preciso quanto, vediamo quanto sono di quota, quanto mi devo incazzare. Comunque qui ha fatto neve qualche giorno fa, perché ce n'è un po', ce n'è un pochino. Qui dice che siamo a 450 metri di quota, quindi dai, ci sono 3 gradi, speriamo che sopra i 1000 questa sia neve. Prima era così, in effetti,
poi ci siamo abbassati e ho preso l'autostrada. Qui, se non ricordo male, costano parecchio, però vabbè, così in 2 ore sono a Tignes. Tignes, lo pronuncia non la so, abbiate pazienza. E solo che mi stavo addormentando, quindi mi fermo a mangiare, anche perché sono quasi le 5, quindi non ho ancora pranzato. E boom, sono contento, alla ricerca della neve. Lo sapete che la neve mi rende felice, non so perché, ma mi dà proprio un senso di... Mercoledì danno, oggi è lunedì, mercoledì danno una quantità di neve, se è vera sta cosa, se le previsioni sono reali, sommerso, vedremo. Bene, pausa pranzo, in realtà sono... Vabbè, non ho il telefono dietro, ormai sono le 7:30. Mi rimetto in viaggio e vediamo se riesco a arrivare a Tignes. In bolla! Dai, Sherry! Arrivati, abbiamo trovato questo posticino, niente male, a bordo strada, perché ovviamente le possibilità di sosta libera in inverno sono inferiori e di molto rispetto all'estate, però non ce ne mettiamo Cherie qua, Per fortuna c'è questo spiazzo, questo parcheggio abbastanza grande che hanno pulito a bordo strada in una curva. Fico. Adesso voglio farvi vedere il setup che uso in inverno, cosa metto davanti, perché è un telo isolante che metto non tanto per isolare, anche se qualcosina fa, presumo, ma per la condensa. E l'ho leggermente modificato aggiungendo dei magneti, così resta più ancorato saldamente al mezzo. Anzi, adesso tiro un po' di vento, quindi rispetto al solito. Eccomi qui, allora l'ho piazzato, dovrei aggiungere qualche magnete, quelli che ho preso, molto ne ho ordinati molto su Amazon, tanti, così tranquillo, perché in questo caso per esempio cosa succede? Il vento arriva da qua e lì lo solleva un po', comunque qui loro teoricamente per una macchina, quindi nella macchina questo lo va a incastrare qui dentro, in questo caso non si può, quindi io qui ho modificato. Ho messo 1, 2, 3, 3 o 4 magneti in tutto, così, sentite, vedete qua dietro, qua sotto, fa così, però magari domani lo faccio, beh, se non tira troppo vento nevica, posso anche togliere, vedete che questo è l'ultimo che ho messo, l'ultimo magnete che ho messo, però qui un pochino si alza, quindi se ne metto altri 2 qua, o 1 e 1, sta un po' più saldo. Poi potrei anche mettere una striscia velcro, un pezzo di truffa, ancora meglio. Però devo dire che per quanto riguarda la condensa fa egregiamente il suo lavoro, è molto sottile, quindi anche da chiuso non occupa tanto spazio, e devo dire che per ora sono molto molto soddisfatto, quindi bene. Qui, come vedete, l'ho bloccato sotto i dergi,
in realtà sotto uno solo, potrei anche bloccarlo sotto tutti e due, ma poi non va più a fare questo lavoro qua. Devo fare delle prove. Comunque, bene. Allora, ho fatto una prova, qui si incastra un po' male, il massimo sarebbe tagliarlo a sagoma qua e cucirlo, così poi potrebbe fare presa come prima, però con quest'altro tergi sopra sicuramente è meglio perché lo blocca bene, e boom! Chéri, non ci resta che sperare nella neve, e domani vi faccio vedere questo posticino perché è molto molto bello. Se domani nevica ma non tira vento, potremmo anche pensare di fare un fuocherello qua, perché udite, lo so, è triste, lo dico sempre, però in questo momento è l'unico modo per poter accendere un fuoco, e sì, ho comprato la legna, quindi boh, raga, io vi saluto qua perché inizia a fare freschino qua fuori, ci vediamo domani, spero con una bella dronata. Ciao raga, bella.